ad una nuova puntata di eh, A Tu per tu. È iniziato il mese di dicembre, il mese che ci porta no, verso comunque le festività natalizie. Quindi con molto piacere ospitiamo Don Alessandro Nelli, co-direttore della Caritas Diocesana. Quindi... Eh, grazie a Davide per aver portato questo ospite. Eh, qui sul nostro tavolo vediamo il rapporto, eh, ultimo, insomma, Caritas, che si chiama Disincanto. Intanto perché questo titolo? Disincanto perché la lettura che è stata fatta delle povertà della nostra società non ci dicano che tutto va bene. Generalmente abbiamo de dei messaggi in cui tutto va bene, i ristoranti sono pieni, le feste sono, la gente va fuori in gita, la gente fa i viaggi, eccetera. In realtà non è così, quindi disincantiamoci, perché le cose non è che vanno tutte bene. E quindi eh, partendo da questo e partendo dal fatto, Davide, che tra l'altro noi abbiamo pubblicato pochi giorni fa proprio un'intervista del segretario provinciale, ad esempio della Cigelle, che dice... Appunto, non va tutto bene, madama la Marchesa, perché questo territorio ha perso tantissimi posti di lavoro e di conseguenza ci si spiega anche il perché la metà, se non sbaglio, il 48% insomma, di coloro che eh, si rivolgono al centro ascolto Caritas sono italiani. Sì. Precedentemente era, era, no. era, non era così, insomma. No? Si parlava di tanti anni addietro e in tanti anni addietro quasi il 100% erano stranieri che si rivolgevano soprattutto per, per servirsi della prima emergenza, prima di, di integrarsi e includersi. Certo. Oggi non è più così, oggi purtroppo non è più così, che siamo a un 46-47% di cittadini italiani e si rivolgano ai nostri centri di ascolto, non solo al centro ascolto di ascolto diocesano, che la città potrebbe anche in un certo modo eh, avere un pochino più di povertà rispetto alla campagna, eccetera, ma anche ai centri di ascolto locali, okay. quindi nei, nei comuni limitrofi. Nelle vallate. Insomma. Nelle vallate, in cui anche, anche lì, nonostante tutto che c'è un'economia più eh, autonoma delle famiglie, soprattutto nelle, nelle prime campagne, a che lì si sta sentendo il, il bisogno che sta emergendo. Senta, Davide. e invece in relazione a eh, sicuramente ci sono molti più italiani in, eh, in stato di povertà, però direi che fondamentalmente eh, quello che viene avvertito che interessa più la politica, mettiamolo così tra virgolette, la questione dell'immigrazione e quindi è, è scontato che gli emigrati che siano richiedenti asilo, che siano di natura economica sono poveri, quando arrivano qui è gente povera, no? quindi intanto le vorrei chiedere, lei condivide questa idea che il problema non sono gli emigrati ma sono i poveri? Allora, perché noi ancora continuiamo a fare una distinzione, la distinzione di cittadinanza. Ricordo la visita di Papa Giovanni Paolo II a Trieste, quando eh, l'arcivescovo, da, da, dalla bellissima vallata del Santuario Mariano sul Monte di Trieste, l'arcivescovo fece vedere il panorama al Santo Padre. E gli disse, guardi santità. Lì c'è il confine della Croazia, lì c'è il confine della Slovenia, lì c'è il confine de, de, dell'Italia, eccetera. E il Santo Padre, dopo aver un po' ascoltato, rispose, io vedo un bellissimo golfo, con una natura stupenda, però non riesco a individuare i confini. Il problema di fondo è questo, noi siamo ancora, dice, la Chiesa guarda all'uomo, alla persona. E quindi guardando all'uomo e alla persona esistono uomini, donne, bambini, non esistono immigrati, nazionalità, eccetera. Certamente le leggi de degli stati devono regolare e devono sopportare tutto ciò che è sia interno e tutto ciò che proviene dal, da, dall'esterno. Però incominciamo a fare un cambio culturale. E il cambio culturale è proprio questo, guardiamo alla persona. Guardando alla persona ci sono i poveri e i poveri non hanno né razza, né nazionalità, né colore della pelle, né lingua, eccetera, eccetera. Sono poveri e sono gli amati da Dio, perché nel Vangelo Gesù predilige i poveri rispetto a tutto il resto. Ecco, ma le, le... va bene, siamo tutti d'accordo. Però ehm, la politica. Tornando qui anche sul locale, eh, presta, quelle, cioè, eh, presta tutte quelle attenzioni che richiede un'amministrazione di una città, insomma come quella di Arezzo, verso, verso la povertà verso i poveri, indipendentemente dal fatto che siano immigrati o non cioè, immigrati? Ci sono, ci, sono dei ci sono dei tentativi: certo, una copertura al 100% della povertà. Se è questa la, la domanda, devo dire che non c'è. Questo è logico perché se ancora. Ci sono dei tentativi, i tentativi sono anche positivi da questo punto di vista perché non vanno a vedere la, il discorso dell'elemosina, vanno a colpire il discorso della promozione umana. Questi tentativi sono ancora pochi, ce ne vorrebbero ancora di più. C'è un cammino che Caritas sta facendo insieme anche con gli enti locali, non solo di Arezzo ma anche fuori da Arezzo, eh, stiamo f -f facendo dei protocolli col comune di Cortona, col comune di Foiano, eccetera, eccetera. S noi dobbiamo guardare alla promozione della persona. Un un inizio di cammino c'è e questo lo, lo valuto positivamente C'è cioè questi otto posti letto no? messi a disposizione a parte gli otto posti letto messi a disposizione de, de, della dimora che è un superamento del discorso del dormitorio sì. Perché il dormitorio è puramente una, una forma assistenziale e lemosinale nel senso che viene, ti do il letto ci faccio due chiacchiere se, 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 se si riesce a farle, io siccome faccio anche volontario al dormitorio, quindi, eh, ma più di quello non c'è. Ecco, Il discorso della dimora, che è uno dei tentativi che è stato da quest'anno, è iniziato questa esperienza qui al comune, nel comune di Arezzo, è proprio questo, cioè guardare alla persona e rispondere a un bisogno de della persona, ma prendendo la persona in carico e facendo un progetto di promozione umana, innanzitutto che non riguarda solo l'emergenza freddo, ma riguarda tutta la globalità de de della persona, dallo stato abitativo allo stato alimentare, alla, alla promozione, al progetto e possibilmente anche al recupero e al rinserimento pieno nel nel nella so società. Con tutti i suoi diritti e doveri, quindi è già un passaggio dal puro do, do, dormitorio. Questa è una realtà, è un segno, però è un segno molto positivo e questo segno è nato da quest'anno tra una sinergia tra Caritas ed ente locale del Comune di Arezzo. Come stanno nascendo altri segni nei, nei, nei vari altri comuni, Caritas sta facendo. Sta iniziando un giro tra i vari amministratori locali di tutti i comuni del, della diocesi proprio per individuare progetti di promozione umana. Ecco, non si guarda più all'elemosina, ma come diceva il fondatore di Caritas Italia, diceva ciò che è per diritto non va dato più per, per elemosina. E quindi, ora cerchiamo veramente, il nostro progetto è quello di promuovere il diritto e non l'elemosina che l'elemosina lascia la povertà così com'è. Non c'è progresso e niente. Il diritto invece promuove l'uomo e lo rende, come diceva Don Lorenzo Milani, cittadino sovrano. Senta in merito a questo, no? La propaganda politica, specialmente quella contro eh, gli immigrati, eccetera, spesso usa degli eh, stereotipi tipo sì, saranno anche poveri, ma hanno il telefonino, saranno anche poveri, ma fumano, saranno anche poveri, eh, eccetera. No? Allora eh, vogliamo sfatare questo? Cioè, oggi avere il telefonino non vuol dire che non si è poveri. Mm, oppure sì, cioè vedi cosa io credo che... Il telefonino è un, è un mezzo comune di comunicazione oggi, anche perché è il mezzo più economico che c'è, cioè, nel senso che eh, no, non è quello, non è un, il telefonino lo status symbol, non è il telefonino della, de, della, de, della, de, della ricchezza della de, 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 de persona. Anche perché... Oppure nemmeno di un uso distorto di quel poco che possono avere a disposizione. Anche perché sappiamo benissimo che oggi i, molti contratti telefonici i, in pochissimi soldi, c'è cioè, tutti i servizi da internet eccetera eccetera. Per cui non è questo il problema. Ecco, ma dal punto di vista io mm. mi, as, mi aspetto, mi aspetterei anzi, diciamo il condizionale, da, da cattolica credente ma poco praticante quindi mm. faccio ammenda mm. su questo. Che comunque la Chiesa in un, diciamo, in un periodo storico così insomma, complicato come questo che stiamo vivendo, come dire lanci anche dei segnali. No? Noi abbiamo visto dei presepi l'anno scorso realizzati con, il, con Adam, no? il bimbo che morì sulle spiagge della Turchia. Ecco, dai vostri pulpiti, perché voi siete anche parroci, no? quindi comunque siete tra la gente, eh, lanciate segnali. Ecco, raccogliendo un po' quello che diceva David, e quindi portate per mano o no chi vi ascolta verso davvero no? la valorizzazione delle persone de, de, eh, piuttosto che delle categorie che esse rappresentano? Sicuramente, perché allora eh, annunciare il Vangelo della carità è, non è solo, io parlavo prima di nuovo atteggiamento culturale. Il nuovo atteggiamento culturale non riguarda solo l'attenzione al, al povero che è nella miseria. Il nuovo atteggiamento culturale riguarda la promozione di tutta la, la persona. E riguardando la promozione di tutta la, la, la persona, l'educare le nostre comunità al Vangelo della povertà è una delle priorità che anche il Papa ci, ci, ci richiama continuamente. E anche essere chiesa povera non significa essere chiesa miserevole, perché anche i beni, se ben usati e moralmente usati, servono per, per aiutare le persone, perché la, la ricchezza se è a servizio della solidarietà e del bene del prossimo, è usata bene, serve. Ma quello che... C'è tante volte nei nostri cristiani, proprio, hanno bisogno di essere catechizzati al Vangelo della carità, cioè a essere in piena, come dice San Paolo, in con patimento insieme con le persone, cioè bisogna sporcarsi le mani insieme con loro. Gesù ci invita a sporcarci le mani. E questo tutti i preti la notte di Natale lo predicano a tutta l'umanità. Gesù ha fatto una scelta ben chiara: è stato con gli storpi, gli zoppi, i ciechi, i poveri, le prostitute, è stato insieme con i pubblicani e i peccatori. E, e allora ha annunciato il regno dei cieli. Questo è quello che annunciamo anche ai nostri parrocchiani. E tutti i preti annunciano questo. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, che dopo le sue parole insomma <ride> sembra sì. quasi un'offesa, ma noi di questo campiamo. Però quello che lei stava ora dicendo è successo duemila e passa anni fa, chissà sì. che non sia troppo lontano per ricordarcelo, no? Quindi lo scopriamo dopo la pubblicità. No. Allora è un piacere in questa puntata di dicembre, la prima puntata di dicembre, ospitare Don Alessandro Nelli, co-direttore della Caritas. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del rapporto sulle povertà, eh, su come si provano a, a, a combattere le povertà, non eh, sulla strada della sola elemosina, ma sulla strada di, di, di cercare davvero di fare dei progetti intorno alla persona. E prima della pubblicità eh, abbiamo ricordato insomma, il messaggio di Gesù eh, quanto, quanto ce lo siamo dimenticati in questo Natale 2019 questo messaggio? Ecco, quello che ci dimentichiamo è che il Natale è il compleanno di, di, di Gesù. Tutto parla di tutto meno che del compleanno di, di Gesù. E dimenticandosi che il Natale è il compleanno di, di Gesù, noi ci dimentichiamo anche di certi valori. Certo, sotto Natale ci sentiamo tutti più buoni, ci sentiamo tutti più solidali, eccetera, ma, ma fino a che punto ci sentiamo di, come dice il Papa, di condividere il puzzo dei poveri? Perché è questo, nella stalla c'era un po' di puzzo, perché nella stalla c'era l'asino, il bue, c'era il fieno. E come ogni stalla, io vengo i miei so, so, contadini, per cui, so, come in ogni stalla, il puzzo c'era. Oggi siamo disposti a condividere, come dice Papa Francesco, il puzzo dei poveri? Qui ci dimentichiamo di Gesù nel Natale. Io mh, credo di no, cioè, do una risposta mia personale, no, no, non siamo disposti, e voi ci dovete un po' davvero prendere per mano, magari non so, anche in maniera bella come dire, imp così importante perché eh, a volte insomma anche ricevere non dico uno schiaffo fisico ma morale eh, può servire no? per comunque risvegliarci da, da quello che stiamo facendo, Beh. vivendo e portando avanti certo, la chiesa di Arezzo Cortona a San Sepolcro, che ha celebrato <coughs> il suo sinodo terminato da poco il primo atto eh, il primo atto frutto del sinodo è stato proprio quello. Eh, rimpostare, rinnovare la caritas, proprio il primo atto. Quindi la prima attenzione che la Chiesa di Arezzo Cortona San grazie al nostro Vescovo Riccardo, è stata proprio questa: cioè la, la, il primo cammino è l'attenzione alla carità, l'attenzione alla povertà, l'attenzione agli ultimi. E questo atto. È già una predica per tutto il nostro popolo, sia cattolico, praticante, non praticante, e sia anche al popolo non cattolico. Cioè, la Chiesa sta con i poveri. Ecco, ma questo messaggio, riuscite a mandarlo con un po' più di forza? Perché mi sembra che invece arrivi a tutti, alla popolazione, il messaggio più propagandistico, ad esempio, prima agli italiani prima eccetera che evidentemente è un messaggio che si pone all'antitesi di quello che sta dicendo lei ma come mai la chiesa non riesce eh, con altrettanta forza a far arrivare questo messaggio qui e passa più un messaggio divisivo come questo io non parlo che non riesce con altrettanta forza facciamo un altro tipo di discorso il discorso è questo i valori del Vangelo e i valori che la Chiesa sta riportando oggi sono valori che sono nel silenzio. Noi sappiamo tutti, se c'è un assassino che ammazza 20 persone, i telegiornali e voi giornalisti riempite le cose. Se c'è una persona che va tutte le notti a fare volontariato al dormitorio, voi non lo dite nemmeno. Allora, fa confusione tutta la parte propagandistica che, un certo, che, che, che si dimentica dei valori cristiani, perché quando si parla delle radici cristiane de, de eh, dell'Italia e di tutta l'Europa, ricordiamoci che queste radici cristiane so, sono venute dal martirio e sono venute da, da persone che hanno dato la vita sia per il Signore ma anche per i propri fratelli. E questo ce ne dimentichiamo. Però fanno più clamore, fanno più clamore. Il bene è molto silenzioso, molto... però una cosa è certa: noi sappiamo come va a finire la storia, che il bene vincerà sul male. Sì, però ecco. Ora le faccio degli esempi anche eh. più locali. Non è che vuoi chiedere un'opinione su Salvini, no? No, non... no? no, 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 però Greta... No, no, la Chiesa no, no. non parla di politica, no, la Chiesa non no. parla... Cioè, diciamo cioè è... scusate, la Chiesa non parla di partitica, ecco. politica la fa sempre perché... La politica... Però ecco, le dico anche ad Arezzo, eh, con questa giunta è stato portato avanti, per esempio, nelle case, rispetto alle casse popolari, il principio che prima gli italiani, questo sia dall'assessore alle politiche sociali che l'assessore alla casa, quindi l'hanno detto pubblicamente... prima i residenti? Pri, insomma, partono dal principio, prima i residenti, prima gli italiani, comunque vengono messi dei requisiti che logicamente... Eh, anche se formalmente sono rivolti a tutti ma danneggiano soprattutto eh, i non italiani mettiamola così e, ecco mm, ci sono stati anche esempi di recenti che ne abbiamo parlato di Arezzo Casa che dà in affitto ah, appartamenti sì, certo. a importi tipo che sembrano quasi da libero mercato 400 euro, quasi 400 euro allora le, le chiedo ecco, rispetto a questo tipo di di politica... Vi cioè a... date le orecchie ogni tanto a questi, a questi amministratori ecco. o no? Ma, certamente Carita... Nel silenzio, eh, però... Tranquillamente. Certamente Carita, facendo delle scelte e firmando anche dei protocolli insieme col Comune d'Arezzo sia su primo l'abbiamo già ben detto, il discorso de, de, della dimora che è per i non residenti, quindi lì non ci sono re, 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 requisiti, che la dimora è proprio per i non residenti, perché per i residenti c'è casa San Vincenzo. Eccetera. Il secondo protocollo firmato è per questo posto di pronta accoglienza, sia per uomini e per donne che facciamo in caritas e lo viene, viene sostenuta. L'ho detto prima, sta partendo un progetto di, insieme con Arezzo, Carita, eh, con Arezzo Casa, tra Caritas e Arezzo Casa. Sta partendo un progetto. Caritas sta lavorando, noi non abbiamo bisogno di tirare le orecchie, noi abbiamo bisogno di sederci ai tavoli e portare i nostri valori cristiani ai tavoli per evangelizzare anche la giunta comunale, ecco. perché noi siamo anche qui per evangelizzare Questa tutti, perché noi evangelizziamo a 360 gradi, non evangelizziamo solo. nessuno. È escluso. Beh, nessuno è escluso. Quindi insomma, bello questo messaggio di evangelizzare mm. la giunta comunale, qualunque colore politico abbia, immagino. Perché, Ripeto, la Chiesa non parla di partitica, la Chiesa parla di politica perché la politica è fondamentale, perché la politica è la, la, la gestione della polis qui della città. La Chiesa fa politica, perché si pone in una teoria che mi sembra che Papa Francesco sia una persona che, che fa politica e il nostro vescovo sul discorso della carità sicuramente li sta andando dietro, ecco da questo punto di vista. Ultima domanda, perché siamo, non so, è un piacere ascoltare, ma siamo in, ecco, quasi in chiusura. Ecco, eh, la chiesa ha delle grosse proprietà immobiliari anche spesso in campagna e devo dire in condizioni conservate. Cioè, no, con, allora, ecco. Anche questo, non, si può, sì, diciamo, non è immaginabile, eh, vista la situazione di grave crisi, di mancanze di posti di lavoro, cioè, non ha, la Chiesa, non gli viene in mente qualche progetto per il recupero, anche la, la, il recupero di que, per esempio, delle ex case rurali che sono di rute cercare di recuperarle, ristrutturarle, quindi dando da lavorare a chi ha bisogno, cioè, per esempio, progetti di questo tipo oltre che la, coltivare, ora, quello bisogna vedere se vedesse, sarà possibile. Meno, però ecco, non c'è una, una volontà anche di utilizzare un po' meglio il patrimonio che ha a disposizione la Chiesa. Eh, a questo punto posso anche rispondere, anche come membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di cui faccio parte. Allora, eh, da, da circa 4-5 anni. E soprattutto con la presidenza dell'Istituto di del Occedenza e Sottotitolamento Clero del dottor Mauro Conticini e con, con il rinnovamento di Caritas, c'è tutta una progettazione che stiamo portando avanti in verso il sociale, uno per recuperare tutto questo patrimonio che è sparso nella, nella provincia e lo stiamo recuperando sia mediante una alienazione eh, coscienziosa per eh, avere eh, ricavi che servano poi da investimento per, eh, in certe attività che hanno lo scopo sia sociale che caritativo, di inserimento sociale e caritativo. Due, con Caritas l'Istituto ha messo a disposizione tutto ciò che è patrimonio. Eh, che era possibile utilizzare e c'è il nostro ufficio di progettazione, guidato dal da, dottor Andrea Dalla Verde, che sta facendo tutta una programmazione, una progettazione per, per mettere questo patrimonio a servizio o di attività sociali oppure anche di, di recupero di attività lavorative dove inserire i più svantaggiati sociali, noi sappiamo soprattutto i 40-50 anni che purtroppo perdono il lavoro ed è difficile recuperarlo, questa è tutta un'attività che viene fatta. Certamente siamo in una situazione di mercato molto difficile e questo è un dato di fatto, però siamo anche in una situazione di massima disponibilità della Chiesa all'utilizzo delle sue strutture, compreso tanti affitti che, che la Chiesa ha, ha stipulato e che non vengano pagati e del quale la Chiesa non dà lo sfratto. Perché c'è tutto un sommerso che la gente no, non conosce. La Chiesa mantiene tante persone ad affitto zero, che non avrebbero possibilità di, di andare da altra parte. E, certo. e più c'è questo recupero sociale, c'è questa programmazione di, di inserimento, eh, qui abbiamo anche per appunto il commercialista del, del, della, della, della SICEME che è l'organo operativo, il braccio operativo di Caritas, al quale abbiamo chiesto di creare, di creare anche delle, delle, delle società che affianchino a livello sociale abbiamo Alcune idee, abbiamo la, la SICHEM Green, abbiamo altre idee tipo la che investimenti di, di produzioni sociali, la, già è aperto il discorso alloggiativo, alberghiero, su, su alcuni beni della Chiesa, eccetera. E questo noi lo facciamo perché cosa? Certo, la Chiesa non è una società per azioni, lo facciamo per recuperare anche alloggi per le, per le persone più povere a canoni veramente bassi e poi lo facciamo per recuperare ambienti socio-lavorativi dove inserire le persone che sono più a rischio di, di povertà, perché dare il lavoro è la promozione de, della persona, perché una persona che lavora e che guadagna il suo stipendio è una persona che vive anche felice e con tutta la sua dignità dignità è che è una parola che ci dimentichiamo dobbiamo chiudere chiudiamo dobbiamo chiudere e niente facciamo questo messaggio per eh, il Natale quindi insomma che cosa si cioè, come si augura che i suoi parrocchiani ma insomma, io direi, tutti gli altri sì non solo eh, ma che cos'è il Natale vogliamo dire che cosa dovrebbe essere il Natale per la gente cosa che... il Natale è sempre e solamente l'incarnazione di Gesù, cioè Gesù che condivide la vita dell'uomo. Che tutte le nostre, la nostra gente, le nostre persone, possano condividere la vita di Gesù nella vita dei fratelli che gli stanno accanto. Buon Natale a tutti. Grazie a don Alessandro Nelli, co-direttore della Caritas. Noi ci vediamo la prossima settimana. Siamo anche un po' catechizzati questa settimana, quindi siamo tutti più tranquilli. Alla tutti prossima settimana. Buoni,